Signore e signori, buonasera. Chi vi saluta è Claudio Saltarelli, che dall'altra terra di lavoro vi terrà compagnia per un'altra ora per parlare di storia, dalla nostra storia, dalla storia del nostro regno, della nostra nazione napoletana. E per la rubrica il venerdì in Alta Terra di Lavoro, organizzata dall'Associazione Le Tre Torri e dall'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro. Ma come nostro solito, prima di poter presentare la serata, l'ospite e l'argomento, ci facciamo anticipare da un breve video. Si fece finanziare un progetto che costò una barca di soldi e iniziarono i lavori per lo sbancamento del ponte des Invalides, cioè il ponte degli invalidi sulla Senna. Dopo mesi di lavoro, quando stava per essere collaudato, le colonne fecero così. Plos! E caddero nell'alveo del fiume. Milioni e milioni di ducati buttati, letteralmente buttati nel fiume. Il navio disperato tornò dai suoi finanziatori e disse: possiamo riprovare, c'è stato probabilmente qualche errore, non gli diedero più i soldi per farlo. E fece una bella figura, diciamo così. Oggi il navio è studiato su tutti i libri di tecnica delle costruzioni dei nostri ragazzi nelle nostre università. Non c'è una parola che descriva chi era Luigi Giura. Oggi i nostri ragazzi studiano che il primo ponte sospeso in ferro in Italia è del 1902 o 1903, sta dalle parti di Como. E quando senti queste cose qua, un po' il sangue ti ribolle nelle vene, un po' ti fa male la pancia, ti viene il mal di pancia. Dici, però non è proprio così. Quando cominciò a cadere pure qualche altro ponte, tipo in Austria, o il ponte Duisburg, in Inghilterra, si riunì il consiglio, dei ministri a Napoli, andarono dal re, Francesco I e dissero: Sire, qui probabilmente dobbiamo ripensarlo questo progetto, perché questo ponte, i ponti sospesi in ferro crollano. Si narra che il re rispose: Lasciate fa guaglione. Che è un po' il nostro slogan che abbiamo riprodotto pure sul nostro logo. E quindi ebbe il coraggio di dire: fatelo lavorare questo ragazzo, che poi era un ragazzo, insomma, a quel tempo Giura era ancora giovane. E così i lavori andarono avanti. Bene, per chi frequenta la Foce Garigliano, la via Appia e la superstrada che collega il Basso Pontino, quindi l'Alta Terra di Lavoro, dalla parte marittima con Napoli, ha sicuramente riconosciuto il ponte sul Garigliano e avete anche riconosciuto Emiliano Pimpinella. Perché? Perché questa sera parleremo di un personaggio veramente importante, un genio napoletano, un genio mediterraneo, che ha fatto grande il regno, ma soprattutto ha fatto grande il mondo dell'ingegneria. Però questi non tutti lo sanno ed è ignorato soprattutto dal mondo accademico. Ciao Emiliano, come stai? Ciao Claudio, buonasera a tutti. Bene, grazie, grazie dell'invito. Ci mancherebbe che non ti potessi invitare. Ormai noi collaboriamo da quando voi operate, che quasi operate nel mondo identitario, nella storia, quasi in concomitanza con l'Associazione Identitaria Alta di Lavoro, e soprattutto collaboriamo anche per il premio Terra Laboris, che è una cosa a cui ci teniamo in maniera particolare, e voi offrite sempre il premio ai personaggi che dal punto di vista scientifico, culturale, letterale, diciamo dal punto di vista immateriale, merita la nostra attenzione. E quindi quello che ho potuto capire, Emiliano, che quest'anno avevamo intenzione di farlo al ponte, ma pure quest'anno il ponte non è a disposizione, quindi dovremmo trovare un altro posto dove dare il premio della sesta edizione. Sì, il ponte, come tutti i vecchietti, ha bisogno di essere trattato con cura e quindi, grazie a un finanziamento che la soprintendenza ha ottenuto dal Ministero, si stanno facendo dei lavori. Noi abbiamo sviluppato anche noi un progetto per cercare di dotarlo di tutti i comfort. Quindi quello che verrà fuori prima della fine dell'anno sarà un gioiellino che vedrà, ecco, l'accesso per i disabili che prima non c'era, tutta l'illuminazione, i bagni, la realizzazione di un infopoint, il rifacimento dell'impalcato ligneo che era completamente ammalorato. Quindi, insomma, lo stiamo curando per bene.
Quindi quello che mi fai capire è che quest'anno dovremo trovare un altro posto dove da consegnare il premio. Vabbè, ma l'anno prossimo staremo lì sicuramente, perché sono certo che almeno quest'anno si riuscirà a finire i lavori. Quindi, Emiliano, hai anticipato la parola a noi. Innanzitutto c'è da dire che anche grazie all'impegno del Comitato Luigi Giuro abbiamo organizzato quel bellissimo convegno sul 1799, in quel di Traetto, oggi Minturno, per raccontare le insorgenze di quel terribile periodo del primo semestre del 1799 con le drammatiche vicende della notte di Pasqua. Però parlando di noi, a questo punto dobbiamo innanzitutto cominciare a parlare del Comitato Luigi Giura che tu presiedi e dirci come nasce, come è nato e perché tre ragazzi, devo dire, tre ragazzi come voi sono riusciti e hanno deciso di far rinascere un qualcosa che a molti è sconosciuto. Sì, il comitato nasce ormai 3 anni e mezzo fa, proprio per l'esigenza che abbiamo sentito impellente di far conoscere la storia e le opere di questo genio assoluto che è Luigi Giura. La sua opera più importante, più rappresentativa è proprio il Ponte Real Ferdinando che abbiamo a 2 passi dalle nostre case a Minturno. È un ponte che passando tra Lazio e Campania abbiamo visto centinaia di volte, ma che non conoscevamo fino in fondo e siamo andati a scoprire una storia bellissima ed è bellissimo adesso raccontarla. Se vuoi ti faccio vedere qualche iniziativa che abbiamo fatto nel corso di questi ultimi tempi, Certo che posso vuoi, provare. anche perché molte siamo anche noi presenti, quindi figurati se non ci fa piacere che ce le fai vedere. Allora, io adesso vedo una slide. Vabbè, qui ci sono i miei riferimenti e i riferimenti per chiunque volesse contattare il comitato, quindi scriverci via mail, visitare il sito web o visitare la pagina Facebook. Questo è il nostro logo. Tutto è iniziato con delle conferenze a cui hanno diciamo, aderito dei personaggi che hanno raccontato la storia, diciamo così. Poco presente sui libri di storia come Gigi Di Fiore, Antonio Ciano, lo stesso Pino Aprile che si è avvicinato a noi e ci hanno preso un po' sotto braccio quando hanno capito l'entusiasmo che ci accompagnava. Subito però il Ministero dei Beni Culturali, come vedete in questa slide, ci ha dato visibilità sul proprio sito appena ci siamo costituiti con la news. Hanno lanciato quindi la notizia che si era costituito il comitato. Il ministro dei lavori pubblici, allora ministro Graziano Del Rio, è venuto a visitarlo, ci ha dato visibilità anche il TG1, sia nel telegiornale del pranzo che della sera, e la stampa in generale ha cominciato a parlare anche di noi, di questo genio dimenticato e del comitato Luigi Giura. Adesso vedo l'altra, sì. Ora vedete che scorrono, cioè, questa è la slide di cui parlavo del ministero, questo è il ministro Del Rio. La videata del TG1, non so se la vedete. La vediamo. Ecco, quindi dicevo la stampa e poi abbiamo cominciato a portare persone, sempre più numerose. La soprintendenza, quindi la persona della dottoressa Maria Giovanna Bellini, ci consegna le chiavi per la custodia del ponte, per cui il comitato viene insignito della possibilità, dell'onore di fare le visite guidate, di aprire, garantire le aperture ordinarie e straordinarie del Ponte Real Ferdinando. Rai 3 ci è venuto a trovare, questo è il trafiletto che anticipava la venuta di Mario Tozzi, che nell'ambito del suo programma Sapiens, lo vedete adesso la slide per esempio di Tozzi? Ok, Vediamola, vediamola. perfetto. Ci è venuto a trovare, ha raccontato anche lui la storia del ponte. Questa è la premiazione che abbiamo fatto un paio d'anni fa con voi, ai ragazzi dell'Università Federico II di Napoli e poi tanti eventi come quello delle toponine. Sono passati 3 anni, Emiliano, non due. Sono passati 3 anni. Ci ha invitato la Biblioteca Nazionale di Napoli nel Palazzo Reale, una cornice stupenda per parlare di questa storia meravigliosa. Siamo stati insigniti di un premio che è questo il sesto premio nazionale Cronache del Mistero per il nostro impegno e per la divulgazione della storia del ponte. E quindi in generale, ecco, adesso per esempio vedete questa dei ragazzi? Questi sono i ragazzi dell'Istituto Filangieri con
con la quale abbiamo, col quale istituto abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa, ed è stato bellissimo perché i ragazzi sono venuti, hanno imparato a fare le guide turistiche che hanno poi fatto ai loro coetanei che venivano un po' da tutte le scuole del circondario. Perché? Perché i ragazzi... L'Istituto Financiero di Napoli? Di Formia. Ah, di Formia. Perché i ragazzi che hanno delle radici forti, io lo dico sempre, possono attingere a tutte le risorse della memoria che li faranno sentire molto più forti e più competitivi in un mercato del lavoro così difficile come il nostro. E dato che questi ragazzi queste radici ce le hanno, gli vanno raccontate perché non lo sanno di averle. Quindi parliamo di ragazzi di ogni ordine e grado, scuole medie, come vedete i bambini della scuola elementare che vengono a disegnare e invadono questo ponte e ci corrono con tutti i loro cappellini gialli. È una bellezza quando poi lavori con i ragazzi, con gli studenti e addirittura con i bambini. Ogni anno poi mettiamo in piedi il cartellone della festa del ponte, per cui in estate facciamo spettacoli teatrali nel giardino antistante il monumento, quindi facciamo spettacoli teatrali, musica, danza, presentazione di libri, di poesie e così via. E quindi ecco, queste erano due parole per presentarvi il comitato. Beh, certo, Emiliano, c'è da dire questo, che i nostri ragazzi non solo devono conoscere le proprie radici, ma devono anche comprendere che loro vanno in giro per il mondo, stando a cavallo, stando sulle spalle di un gigante, che è la nostra civiltà, la civiltà napoletana, la civiltà della terra di lavoro, e quindi loro non lo sanno, che la civiltà napoletana è la fusione di tre civiltà, quella greco, latina e cattolica, e loro spesso non lo sanno e vanno in giro con questo mantello lombrosiano che purtroppo li affligge. Però quando cominciano a comprendere di avere delle radici così profonde e di stare a camminare sopra le spalle di un gigante, ti posso garantire che loro vanno in giro con molto più orgoglio e molto più fierezza. E quando si sentono derisi o denigrati, mi sta capitando di assistere, me l'hanno detto, ignorano le persone che li offendono, perché si sentono, non dico superiori, ma si sentono e sono consapevoli di che cosa sono e da dove vengono. Sono orgoglioso di essere stato presidente onorario di essere stato insignito come socio onorario della vostra associazione, e quel tesserino che mi avete donato sta sempre con me, sta sempre nel mio portafogli, e ogni volta che io sto in giro dalla mattina alla sera o per lavoro o per diletto, io praticamente sta proprio a fianco ai miei santini e alle mie reliquie religiose. Non dico che sia allo stesso livello, ma per me ha un valore enorme, e questo vi ringrazio sempre. Allora, hai presentato velocemente il comitato Luigi Giura, vuoi anche citare i tuoi compagni di viaggio che ti accompagnano in questa avventura e che effettivamente fanno un lavoro enorme al pari tuo? Assolutamente sì, Luca Salvatore è il vicepresidente, Fabio Autore cura tutta la parte di comunicazione, quindi del sito web, la pagina Facebook, gli editoriali e così via. Edoardo Esposito è formalmente il tesoriere, ma diciamo anche lui, siamo tutti factotum, non abbiamo diciamo una struttura aziendalista strutturata in modo piramidale o da organigramma, chissà se c'è da prendere la ramazza per pulire, o sei presidente o sei segretario, è la stessa cosa, insomma. Quindi va bene così. Senti, allora Emiliano, come noi abbiamo fatto molti convegni insieme, forse con nessuna associazione avete fatto tanti convegni come l'abbiamo fatto con noi, e abbiamo sempre strutturato in maniera particolare questi percorsi storici attraverso i convegni che abbiamo organizzato. Ci ha sempre tenuto compagnia Fernando Riccardi per parlare della storia del Garigliano, però ha detto lui, siccome ne ha fatti troppi in questo periodo, ha detto adesso voglio un po' riposare. Quindi noi faremo come se stessimo facendo un convegno, partiremo dalla storia del fiume Garigliano, poi parleremo del Luigi Giura e poi parleremo del Ponte Real Ferdinando. Il fiume Garigliano, io definisco il fiume sacro, forse insieme al Nilo, o dopo il Nilo, è il fiume più importante del Mediterraneo, ma non soltanto per la bellezza, che certamente non è paragonabile a quello del Nilo, ma è molto bello,
ma soprattutto per come la storia lo abbia sempre reso protagonista. Quindi parlaci un po' del fiume Carigliano, che è il nostro fiume. Sì, anche qui possiamo provare a seguire, vediamo se ci riusciamo. Certo, proviamo, non ti preoccupare. Beh, intanto c'è da dire che queste, non so se si riesce a vedere, sono tutti gli affluenti del fiume. Il Carigliano, pochi lo sanno, ma è un fiume molto lungo, è lungo 157 chilometri, ed era il fiume più lungo di tutto il regno delle Due Sicilie. Nasce con il nome di Liri negli Abruzzi, alle falde degli Appennini, ed ha numerosissimi affluenti come il Sacco, il Fibreno, il Melfa Mollarino, il Gari Rapido, il Peccia, il Sogne, sono tutti rappresentati lì. Diciamo che da subito il responsabile del corpo Ponti e Strade, che era Carlo Afan de Rivera, che vediamo qui rappresentato, capì che c'era l'esigenza di risolvere una questione importante, che era l'attraversamento del fiume Carigliano, ma anche prima ancora la bonifica di quel territorio. Perché sempre è stato un fiume ribelle. È sempre stato un fiume molto ribelle, un fiume di natura alluvionale, quindi lui trasportava tutto ciò che si trovava di fronte lungo il suo corso, lo trasportava via, non ultimi i ponti che venivano costruiti, spesso in legno, ponti di fabbrica, venivano quasi completamente distrutti. Afan de Rivera, ecco, questo era l'organigramma, era il direttore generale del corpo Ponti e Strade, e lui quello che diceva era proprio questo, diceva, ho riportato la frase, in tutta questa pianura non si scorge abitato alcuno a cagione dell'aria pestifera che vi si respira. Addirittura Strabone parlava di un'aria malsana, quelle zone, e sono visibili in questi due riquadri rossi che ho rappresentato. Ma erano zone paludose, però erano sì zone paludose e malariche, perché vedete al centro c'è il Carigliano, sia sulla riva destra che sulla riva sinistra tuttora la zona di Sessa, c'è una zona che si chiama Pantano, quello è il Pantano di Sessa, e ma anche la zona dove oggi diciamo che è vivibile era un pantano. E che cosa si era ingenerato? Si era ingenerato una sorta di circolo vizioso dal quale non si usciva, che ho rappresentato in questo modo. Abbiamo detto, partiamo dall'alto, no? Leggiamo, alluvioni e frane erano continue e quindi tracimavano gli argini che facevano, impaludavano le terre, quindi si diffondevano la malaria e le altre malattie. Le popolazioni in quelle zone non potevano vivere, per cui si rifugiavano o sulle colline o sulle montagne. Per poter vivere lì, cosa facevano? Ovviamente per sopravvivere disboscavano, perché gli serviva la legna per riscaldarsi, per cucinare, per vivere. E disboscando, togliendo le radici agli alberi che tenevano poi ben ferma la terra, generavano dissesto idrogeologico, per cui si ritornava al circolo vizioso di cui parlavo prima, e non se ne usciva. Lasciamo però per un attimo in sospeso questo problema, perché arriveremo al nostro genio per capire come poi verrà risolto. Diciamo che nel corso degli anni, nel corso dei secoli, sul Carigliano sono stati realizzati tanti ponti. Partiamo per esempio dai ponti romani. I ponti romani, c'era il ponte di Rueg, la scafa di Traetto, il ponte del Ceraso, il ponte delle Mole, c'era un ponticello di fabbrica reticolata, il cosiddetto ponte rutto, e il famoso ponte dell'Epitaffio, che qui ho riportato in una fotografia, che ancora è visibile una sua spalla. Si dice che sul ponte dell'Epitaffio sia passato Cicerone nel suo andirivieni tra queste terre. Sappiamo che poi c'è a Formia Emiliano, io dovunque vado posso dirti questo, che Cicerone lo vedo ovunque, io tutto quello che ha fatto nella sua vita, tutto quello che ha scritto, non so come avrebbe potuto fare, perché stava in giro da tutte le parti, ma non capisco se c'è stata realmente o se non è stata pure fantasia popolare, perché è impressionante dove è stato Cicerone, ovunque è stato Cicerone. Ci sono degli scritti che narrano del passaggio di Cicerone sul Carigliano, ci sono delle fonti abbastanza affidabili. Ci fidiamo, allora ci fidiamo. E arriviamo quindi dai ponti romani al Medioevo.
Nel Medioevo viene realizzata la cosiddetta scafa e la prima bastia. La bastia era quell'edificio, ecco, si vede raffigurato, una sorta di castello, e la scafa non era nient'altro che una zattera che, grazie a una cima che passava da una parte all'altra del fiume, attraverso una carrucola si spostava, si tirava e portava le persone e gli animali da una parte all'altra del fiume. Queste sono tutte immagini, raffigurazioni di allora, di come doveva presentarsi. Nel 903, tu facevi accenno alle battaglie che si sono avute su queste sponde, che rendono il Garigliano, che rendono il Garigliano, esatto, un fiume importantissimo. Nel 903 si combatte la battaglia del Garigliano contro i Saraceni. Nel 915 viene costruita la Turris Garigliani sulla sponda destra del fiume da Giovanni I, di Pato di Gaeta, proprio per celebrare la vittoria sui Saraceni. Intorno al 960 la Turris ad Mare, cioè dall'altro lato, sul lato quindi sinistro, sulla sponda sinistra, da parte del principe Pandolfo I Capodiferro, che poi fu distrutta purtroppo completamente durante la Seconda Guerra Mondiale. E una testimonianza della Turris Garigliani, quindi della prima, ce l'abbiamo proprio su un'iscrizione che è presente al Duomo di Gaeta, ancora oggi visibile, su questa stele. Ed era questa qui, questa era la Turris ad Mare. Nel 500 e nel 600, in realtà, non ci furono grandissimi investimenti sull'attraversamento del fiume. Io qui l'ho riportato. C'era il dominio spagnolo, ma diedero molto più importanza alle opere di difesa militare piuttosto che a migliorare le strade e le vie di comunicazione. Quello che sappiamo è che gli ingegneri aragonesi costruirono un ponte di legno su spalle di fabbrica, quindi su mattoni. Emiliano, lì diciamo che la battaglia più importante che ha permesso quella di da dove è nato poi il più grande impero della storia, quello di Spagna, con la vittoria del Gran Capitano sul Garigliano contro quella fu una battaglia importantissima, fondamentale per l'impero della Spagna. Da lì nacque l'impero più grande della storia. Esatto, nel 1503, ci arriviamo. Una notizia che invece ho recuperato è che nel 1503 nel Garigliano annegò Piero dei Medici, che era il primogenito di Lorenzo il Magnifico. Non lo sapevo, invece studiando quella son finito su questa notizia. E quello che citavi tu l'ho riportato qui nel 1503, quindi spagnoli contro francesi, si contesero i domini napoletani e la battaglia fu vinta appunto da Gonsalvo da Cordova, che poi governeranno, spagnoli che governeranno con i loro viceré per i due secoli successivi. Questa è un'immagine del Gran Capitano nella battaglia del 1503 sul ponte proprio del fiume Garigliano. E divenne Duca di Sessa e re di Napoli con il titolo di Duca di Sessa, il Gran Capitano. Esatto. E poi arriviamo ai Borbone, arriviamo al 1734, quando Carlo III si stanzia a Napoli e prende questo regno per mano e inizia un periodo di grandissime riforme, riorganizza tutto, costruisce il Teatro San Carlo, costruisce da spinta impulso alle università, alle scuole, alle vie di comunicazione, che poi furono anche continuate sia dal figlio Ferdinando I che poi da Francesco I e dal grandissimo statista, tra i più grandi che la storia possa ricordare, Ferdinando II. Esatto, Ferdinando II. E questa per esempio è una bella immagine che ci fa vedere l'allora posta del fiume Garigliano, che si trova vicino al fiume Garigliano, che poi è oggi l'hotel Postiglione, da cui il nome, che è ancora visibile. Purtroppo non è rimasta la struttura, se non in alcuni punti con degli archi. Però questo era il punto in cui si trovava la posta borbonica. E questa invece era la scafa, che ancora negli anni 1820 veniva utilizzata per oltrepassare il fiume. Quella era la bastia. Voi riuscite sempre a vederla, l'immagine? Siamo tutti, non ti preoccupare.
Benissimo. Vai. E quella era la scafa e si arriva però al Settecento. Nel Settecento furono, diciamo, si susseguirono una serie di progetti. Perché? Perché cominciava a emergere sempre più prepotentemente la necessità di costruire un ponte sul Garigliano. Perché? Per rinvigorire e per dare impulso, no, sempre più forte, più notevole a quelli che erano i commerci che ormai volevano uscire dal Regno delle Due Sicilie in maniera più consistente, non a rilento su una scafa, dove immaginiamo che dovevano essere caricati i cavalli, le mucche, le pecore, insieme ai nobili e ai plebei, perché c'era poca differenza quando ti dovevi spostare su una scafa. E quindi nel 1700 cominciano a nascere un po' di progetti, quello del Pollio con un ponte di legno, quello del Bompiede con delle travi nel fiume e dei pilastri, quello della cosiddetta giunta dei tre ingegneri, Winspear, Carpi e Iaccarino, però nessuno di questi fu realizzato, o perché costavano troppi ducati, o perché alla fine questi progetti non convincevano troppo. Questi sono alcuni di quelli di cui ho parlato poco fa. Nel 1804 fu costruito un ponte a battelli, che significa che aveva sotto di sé come se fossero tante canoe su cui veniva poggiato un impalcato, però ovviamente le piene del fiume lo trasportavano via e quindi fu distrutto in più di un'occasione. Eccolo qui il ponte a battelli, lo si vede benissimo sulla parte destra di questo disegno, e dall'alto qui in pianta. Anche lo stesso Piscicelli, che nel frattempo era diventato responsabile di un certo livello nell'ambito tra gli ingegneri, si cimentò. Questo fu il suo progetto, vedete, ponte di pietra da costruirsi sul Garigliano sotto traetto, viene riportato qui. Era un ponte completamente di fabbrica che però non fu realizzato. Ci provarono anche Malesci, De Fazio e De Ruggero, ma nemmeno i loro progetti furono realizzati. E una grandissima intuizione fu quella di Carmine Antonio Lippi, che nel 1809 propose un'idea veramente innovativa, perché in realtà già aveva pensato a un ponte a catenaria di ferro, ma era forse troppo in anticipo sui tempi, e quindi non fu preso in considerazione. Il suo progetto fu accantonato, era questo qui, e purtroppo non gli si diede seguito, perché poi ci arrivarono prima gli inglesi, che nel 1824 costruirono il primo ponte sospeso a catenaria di ferro, il ponte sul Menai, nel 1824, il primo ponte diciamo di tutta l'Europa. E qui io mi fermerei, diciamo, nel racconto di ciò che era il Garigliano, e se sei d'accordo, e magari ti lascio la parola per introdurre l'argomento successivo. E come faccio a non essere d'accordo con te, Emiliano? È difficile non essere d'accordo, è quasi impossibile non essere d'accordo. Perché adesso parleremo del terzo step, parleremo del genio. Parleremo del genio napoletano, mediterraneo, perché lui era di origine albanese, e di un personaggio straordinario, di una cultura incredibile, che mi affascina ogni volta sento parlare di lui da te e dai tuoi compagni d'avventura, soprattutto anche quando lui è andato all'estero con le sue casse panche, sapeva 7-8 lingue, insomma qualcosa di incredibile, che però non è stato grande soltanto per il ponte Real Ferdinando, ma è stato grande anche per tutte le altre opere che ha fatto ingegneristiche. Quindi parliamo adesso di Luigi Giula, e a te la parola, allora, Emiliano. Sì, allora riprendo. La condivisione, ditemi se la vedete. La vediamo, eccolo qui. Perché quindi nasce il comitato? Nasce proprio per celebrare questo genio assoluto, che come dicevi tu, eccolo qui, guardiamolo in faccia. Questa è l'unica immagine che si è recuperata di Luigi Giura, e che come dicevi parlava sette lingue, non aveva bisogno di traduttori quando andava all'estero. E però, proprio per rendergli merito, io ho voluto riassumere
su un paio di slide le principali sue opere. Le vorrei leggere. Ovviamente il Ponte Real Ferdinando, parliamo del 1832, il Maria Cristina sul calore, 3 anni dopo, ma lui partecipò a tutti i principali programmi di sviluppo territoriale del Regno delle Due Sicilie, realizzò il piano idrogeologico di tutti i corsi sotterranei di Napoli, realizzò il piano per un nuovo acquedotto, mise in piedi la fabbrica a Sarno per la produzione di zucchero da barbabietola, interamente meccanizzata a trazione idrica, ed era la prima volta che si realizzava una fabbrica di questo tipo, assunse la direzione dei lavori per il porto di Nisida, parliamo del 1836, ampliò il porto mercantile di Napoli, Ischia, Castellammare e Procida, in un ventennio tra il 1840 e il 60. Tuttora è funzionante l'impianto fognario della città di Napoli da lui realizzato, questa è una cosa veramente sorprendente. Realizzò il progetto, pochi lo sanno, della prima stazione ferroviaria di Napoli e le prime due ferrovie del regno, la Napoli-Castellammare nel 39 e la Napoli-Capo nel 43. Realizzò tutti i progetti per la prevenzione dei crolli e delle frane che poi vennero estesi a tutto il regno, ricordiamoci oggi quello che è successo una ventina d'anni fa a Sarno. Al tempo non poteva succedere semplicemente perché in questi progetti era vietato la disboscazione di determinate tipologie di piante e di determinate tipologie di piante in alcuni appezzamenti particolari di terreno che avrebbero potuto causare problematiche. Una sua opera strepitosa fu la conclusione della bonifica dell'area del Fucino, progetto iniziato dagli antichi, addirittura dall'imperatore Adriano, poi fu portato a termine dopo la sua morte dai principi Torlonia, però fu lui a realizzare il prosciugamento del lago attraverso un cunicolo sotterraneo di 6 chilometri. Era quello che non si riusciva a fare, ci riuscì Luigi Giura nel 1835. Progettò il porto di Pozzuoli, diverse arterie stradali, la Napoli-Sorrento, la Potenza-Matera, la Melfi-Venosa, e poi fu chiamato in Sicilia per riorganizzare l'amministrazione locale dei lavori pubblici. E poi continua ancora, io qui poi mi sono fermato a un certo punto, perché lui elaborò un piano per favorire la navigazione sul fiume Sarno, redasse tutti la pianta topografica di tutti i quartieri di Napoli, progettò una nuova chiesa, la chiesa del Buon Consiglio, la chiesa di San Cosme e Damiano, sempre a Napoli, restaurò Santa Maria dell'Incoronata, dei Gerolomini e tante altre. Realizzò poi tra l'altro il monumento funebre a Ferdinando. Quindi per dire, un genio assoluto. In questa foto è rappresentata la palude di Minturno. Ti ricordi, avevamo visto che il Garigliano avevamo messo con un circoletto rosso le due paludi, sì, sì, alla destra e alla sinistra. Questa era quella di destra. Bene, con un progetto di bonifica di Luigi Giura fu possibile togliere di mezzo tutte le malattie e la malaria che stavano in quella zona lì, rendere edificabili quelle zone, abitabili e coltivabili, e quindi grazie a Giura si ebbe anche la possibilità poi di realizzare questa bellezza che oggi possiamo ammirare. Se non sbaglio, Luigi Giura era di origine arabesca, era albanese, quindi sì. Gli Arbresh nel 1500 furono cacciati dall'invasione dei turchi ottomani, quindi furono costretti ad abbandonare l'Albania ed attraversarono l'Adriatico, e quindi si stanziarono quella che è ancora oggi la piana degli albanesi, tutta la zona della bassa Basilicata. Lui era di Maschito è in provincia di Potenza, quindi era un lucano. Qui tutta la Lucania, no? E tra l'altro con un loro idioma che ancora oggi è parlato in quelle zone. Sì, sì, lui era di origine albanese. Nacque nel 1795 in questo paesino, piccolo paesino in provincia di Potenza. Mi vengono in mente le parole di Benedetto Croce quando lui diceva che con la condanna a morte dei 100 patrioti napoletani a Piazza Mercato erano
aveva decapitato la migliore intelligenza napoletana. Pensare soltanto a vedere Luigi Giura, sinceramente non so come Benedetto Croce abbia potuto pensare a una cosa del genere. Comunque, la storia per adesso, lui adesso la storia, prima o poi, piano piano, anche tutte le tesi di Benedetto Croce dovranno essere riviste, perché ne ha dette tantissime. È stato un monumento, un gigante, ma ne ha dette anche di tante, veramente in maniera troppo, troppo strumentale. E cos'altro c'è da dire di Luigi Giura? Beh, io passerei ad analizzare un pochino più da vicino il ponte. Quindi qui ci dirai come ha fatto i viaggi, 2 anni, i suoi cassoni, insomma. Quindi andiamo a parlare direttamente del ponte e come lui è arrivato a costruire il ponte e di come abbia fatto rimangiare la polpetta ai francesi e agli inglesi. Sì, perché poi io dico sempre, grazie al ponte di Luigi Giura poi è possibile anche riscoprire delle parole che oggi sono un po' desuete, un po' quasi dimenticate, ma parole molto importanti che si ricollegano al discorso che facevamo prima delle radici forti che noi abbiamo e dei ragazzi a cui devono essere trasferite queste informazioni. Le parole sono identità, le parole sono dignità, sono senso di appartenenza, sono cultura, sono civiltà. Queste parole non sono parole vuote, vanno riempite. E grazie alla scoperta di questo meraviglioso monumento possiamo approfondire. Se vuoi ti posso anche raccontare un po' la storia dei ponti. Dimmi tu, dettami tu i tempi, nel senso, se poi ma certo che dobbiamo partire dai ponti, anche quelli che sono stati costruiti e cadevano, anche perché Emiliano, io devo dirti questo, se non sbaglio alle università italiane si studiano gli ingegneri che hanno fatto cadere i ponti, Luigi Giura no. Anche guarda, c'è un episodio molto, lo farò quando mio figlio conseguirà la laurea, perché io sono un provocatore, però lui sta all'ingegneria a Napoli. Praticamente quando sono andato a sentire la tesi, la triennale, entro lì a Fuorirotta, vedo, non mi ricordo nemmeno chi fosse, un bellissimo busto, come si entra, sicuramente di un personaggio importante della scuola dell'ingegneria napoletana, e il professore che discusse la tesi diceva, ma come mai, diceva ad alcuni ragazzi che avevano deciso di andare a fare la specialistica a Milano e a Torino, perché non pensavano di rimanere a Napoli. Io ti dico che quando mio figlio prenderà l'ultimo pezzo di carta, chiederò una convocazione al rettore, gli dico: volete che i vostri giovani non vanno più a Torino e a Milano? Ecco, allora cominciate a mettere il busto, ma non il mezzo busto, la statua enorme di Luigi Giura nella facoltà di ingegneria, che forse non ci andranno più. Tu che pensi? Sarebbe una conquista, un rendere merito veramente a un genio assoluto, perché poi questa persona è stata completamente dimenticata dalla storiografia successiva. Io dico sempre, su di lui è caduta un po' una damnatio memoriae, no? Come diciamo tutto ciò che era, come tutto, come su tutto, su tutto ciò di buono c'era nel regno, ovviamente non è il regno di Bengodi, questo non lo diciamo, non è che era tutto rose e fiori, che era un paradiso terrestre dove c'era... Ma chi dice questo è in malafede. Però da qui a denigrarlo soltanto completamente, pure c'è pieno di primizie, come dire, anche dal punto di vista culturale e ingegneristico. E Giura ne era l'esponente, insomma, l'esponente massimo. Quindi allora i ponti sospesi, una brevissima digressione sui ponti sospesi, però proprio per far capire, queste sono cose che io di solito ai convegni non dico perché non ho tanto tempo, però magari stasera si riesce ad approfondire un po' di cose. I ponti si dividono in diverse tipologie. C'è stata una prima fase che si definisce fase pionieristica, in cui i ponti erano di questo tipo qua, poco più che delle passarelle, diciamo, come ad esempio il ponte di Winch sul fiume Tees in Gran Bretagna, capito? Erano proprio poco più che delle corde tese, mobili, penzolanti, su cui comunque c'era soltanto un passaggio pedonale, ovviamente.
Poi arrivarono, poi nella seconda fase, la fase intermedia, ci sono questi ponti enormi, i ponti, diciamo, surdimensionati, come si dice in ingegneria, cioè con un surdimensionamento, vale a dire con dei pilastri enormi. Perché? Perché ovviamente la verticale di tutte le forze doveva cadere all'interno del rocco di base della colonna, quindi del pilastro, per non farlo crollare, e quindi si facevano questi pilastri enormi. Ma un ponte di questo tipo, o di questo tipo, guardate questo quanto è enorme, questo sul Merrimack negli Stati Uniti, oppure un altro ponte della fase intermedia è questo qui, sul Menai in Gran Bretagna, guardate che ponte. Un ponte del genere necessitava per la sua costruzione di 30 anni, 35 anni, e grosso modo costava intorno ai, non meno, diciamo, rapportato ai ducati di allora, non meno di 800.000 o 900.000 ducati. Se pensiamo che il ponte sul Garigliano di Giura costò 75.000 ducati, quindi un ordine di grandezza in meno, e fu realizzato in 4 anni invece che in 40, e beh, si arriva ai ponti di terza generazione, cioè di fase 3, che è proprio quello di Luigi Giura, che apre una nuova epoca per quanto riguarda i ponti. Il ponte dimenticato, eccolo qua. Allora, abbiamo detto che ci si passava come una scafa. Questo è uno dei progetti di Giura, e questo era Francesco I di Borbone, che nel 1825 più o meno chiama a raccolta i suoi consiglieri, che gli propongono di chiamare appunto il più bravo tra i suoi collaboratori, tra i suoi tecnici, e quindi chiama Luigi Giura e gli dice: ingegnere, io ho bisogno di questo ponte, un ponte stabile, un ponte in ferro, tu sei in grado di costruirmelo? E Giura rispose al re in modo molto sincero che aveva bisogno di un anno almeno di tempo per viaggiare in tutta Europa insieme a 3 suoi collaboratori, e soltanto al ritorno avrebbe potuto rispondere alla sua domanda. Per cui il re mise sul tavolo 6.000 ducati e Giura partì e prese una marea di appunti ovviamente al tempo non c'era la fotografia, e quindi prese tantissimi appunti cartacei e tornò a Napoli, visitò non soltanto ponti sospesi, ma diciamo tutto ciò che veniva fatto all'avanguardia in quel periodo, quindi le dighe, la tecnica di costruzione delle strade a dorso d'asino, gli impianti di irrigazione, di smaltimento, di tutto, proprio perché lui aveva una mente talmente aperta che andò ad indagare tutto lo scibile, diciamo, sia in Francia che in Inghilterra, ma anche in Svizzera, che erano un po' le nazioni più all'avanguardia in quel periodo, e fu accolto benissimo da tutti, cioè c'era un interscambio notevole tra gli scienziati del tempo, non c'era in ambito culturale, in ambito ingegneristico, architettonico, non c'era avidità, ci si scambiavano queste informazioni. E Giura quindi ritorna con una cassa di legno piena di appunti. Tutti questi appunti finiranno nei manuali che poi gli studenti studieranno all'università. Soltanto dopo Luigi Giura si parla di tecnica delle costruzioni. Prima non esisteva questa tipologia di insegnamento. E quindi dobbiamo dire grazie a lui anche per questo motivo. Tu prima citavi indirettamente il Navier. Il Navier era un ingegnere francese bravissimo, un matematico bravissimo, un luminare, che giustamente oggi viene studiato sui libri di ingegneria, ma il cui ponte, il ponte sulla Senna, il ponte degli Invalidi, crollò prima dell'inaugurazione, quindi non è stato possibile vedere. Giustamente perché è comunque un grande matematico, è un grande matematico che va studiato, ma quello che dico io è che ingiustamente non viene studiato Giura, il cui ponte invece oggi è ancora visibile. Cioè, voglio dire, va bene studiare Navier, ma almeno studiamo pure Luigi Giura, che il ponte lo ha realizzato e non è crollato, insomma. Quindi... ci sono molti ponti che ancora oggi sono visibili e vengono costruiti con le tecniche di studio di Luigi Giura, o mi sbaglio? Assolutamente sì,
Poi vedremo se c'è tempo anche alcune caratteristiche tecniche che è difficile spiegare quando sei diciamo ad un convegno, ma che è più facile diciamo capirlo utilizzando delle immagini. Se poi c'è tempo, me lo direi. Emiliano, questa sera abbiamo tutto il tempo che vogliamo, tanto te l'ho detto pure separatamente, chi è interessato segue 10 minuti come un'ora e mezza, chi non è interessato non segue né 10 minuti né segue un'ora e mezza, quindi questa sera ti ho beccato, sono uscito a inghiodarti sulla sedia e non ti faccio sfuggire, quindi dici tutto quello che vuoi dire e soprattutto facci sapere e conoscere il più possibile Luigi Giura e anche il ponte. Luigi Giura, poi parliamoci, alla fine del regno tentò pure la strada del neonato Regno d'Italia, però credo che lui si pentì rimase deluso immediatamente, o mi sbaglio? Subito, se ne accorse subito, infatti diede le dimissioni. Garibaldi lo nominò ministro dei lavori pubblici, però poi lui lasciò, diede le dimissioni dopo soli 6 mesi, perché si accorse che non c'era la volontà di investire nella giusta direzione. Vide già da subito che c'era un defluire di moneta che veniva sottratta agli investimenti da fare. Capì subito che fine faceva questo paese, l'Italia. Capì subito. Però eravamo arrivati a Giura, che ritorna dal viaggio. Sì, ritorna dal viaggio e quindi dice al re, vada Francesco I e dice: Vostra Eccellenza, io il ponte lo posso realizzare. Gli mette sul tavolo 75.000 ducati, per inciso il ponte costò 75.000 ducati e non un ducato in più, cosa che non succede oggi quando parliamo di appalti pubblici in cui le cifre poi triplicano o quadruplicano quando va bene. E quindi iniziano i lavori, c'è uno sbancamento di tutta l'area, viene abbattuta quella bastia che abbiamo visto completamente, Giura dice questa la togliamo di mezzo perché stabilisce che il punto in cui realizzare il ponte, il punto migliore, è proprio quello in cui si trova la bastia, che viene quindi abbattuta. E iniziano i lavori nel 1828. Però nel 1830 una serie di eventi negativi, tra cui quelli a cui facevi riferimenti tu, cominciano a destabilizzare un po' l'opinione pubblica. Perché? Perché cominciano a cadere alcuni ponti. Cade un ponte in Austria, a Duisburg, cade un ponte in Inghilterra e cade il famosissimo ponte degli invalidi, quello di cui parlavamo, del Navier a Parigi. Per cui i ministri, un po' allarmati, un po' più che allarmati, vanno dal re, che nel frattempo era diventato però il figlio, quindi Ferdinando II era salito al trono, e quindi siamo nel 1830, e dicendo di fermare i lavori, perché probabilmente ponti di questa tipologia non è possibile realizzarli. Perché? Perché crollano, perché non c'è la tecnica per poterli costruire. Fu allora che il re, narrano le cronache, rispose: non vi preoccupate, lassate fa uguaglione. Uguaglione perché Giura era poco più che trentenne, pensate un po'. E Uguaglione continuò apportando alcune modifiche al progetto originario. Quindi quando comincia a vedere che crollano i ponti, si guarda il suo, ci ripensa un attimo, apporta una serie di modifiche e dopo 2 anni, e doveva consegnarlo dopo 2 anni, quindi nel 1830, invece si prende del tempo e dice al re che ha bisogno di altri 2 anni, per cui nel 1832, il 10 maggio, poi lo consegnerà. Lo consegnerà quando tutti i giornali d'Europa, soprattutto quelli inglesi, remavano contro, perché l'Illustrated London News, per esempio, che era il giornale più in voga al tempo, diceva, recitava, perplessità sulle capacità progettuali e costruttive dei napoletani, e vive preoccupazioni sulla sorte dei poveri sudditi, sicure vittime di questo vano esperimento di sprovveduti dettato solo dalla voglia di primeggiare. E pensate, questo lo scriveva il 20 maggio del 1828, ma ancora il 4 maggio del 1832 lo stesso giornale scriveva: probabilmente il ponte è pronto,
ma non ancora inaugurato per timore del suo sicuro crollo. E pensa che pure i giornali napoletani, giacobini, scrivevano che il ponte non lo inauguravano perché sicuramente il re sarebbe finito con le chiappe in dall'acqua. Quindi no, in modo ironico. Mentre soltanto pochi giorni dopo, siamo al 10 maggio, il re, con una grandissima giornata di sole, di festa, venne da Napoli con carrozza e tutto il suo esercito. Pensa che vennero giù tutte le popolazioni da Gaeta, da Traetto, da Sessa, da Cellole, da tutto il circondario, Itri, Fondi, per vedere intanto il re che si mise al centro del ponte. Giornata bellissima, che si mise al centro del ponte e fece passare prima diciamo tutti i suoi uomini in ambedue le direzioni, prima al trotto, poi al galoppo, poi alla carica, e alla fine fece passare i carri pesanti, quindi con i cannoni e le truppe. Quello che cos'era? Quello era né più che né meno che il collaudo effettivo, per cui il ponte resse e il re non finì con le chiappe in dall'acqua. E quindi questa realizzazione avveniristica era perfettamente riuscita. Cosa importante da dire è che è difficile da farlo, da capire, ma perché oggi noi abbiamo intorno a noi tutto ciò che ci serve con il massimo della tecnologia. Ma nel 1826, 27, 28 non esisteva la tecnica per costruire un ponte sospeso, cioè senza pilastri al centro del letto del fiume, interamente in ferro. E lui realizza, quindi inventa la tecnica di costruzione, adesso vedremo come, e realizza il primo ponte. Ricordate che abbiamo detto che nel 1824 gli inglesi costruirono il primo ponte sospeso in ferro. Bene, quel ponte però aveva una trave longitudinale che univa i due pilastri verticali e quindi era molto più facile costruire un ponte di quel tipo, perché aveva una struttura più forte che lo sosteneva. Giura realizza il primo ponte al mondo a colonne separate, perché non c'è la trave che li unisce. Infatti sulla stampa, spesso su internet, noi dove ci sono anche degli errori, leggiamo che è il primo ponte dell'Europa continentale. È vero, però bisognerebbe dire che è il primo ponte al mondo a colonne separate, che non è proprio poco. Direi proprio di no, ma prima di passare al ponte immagino Ferdinando II, che in quel caso da buon napoletano se l'è tolto allo sfizio di fare la smargiassata, di fare le inaugurazioni in quel modo, ma ci voleva, perché effettivamente sia dentro che fuori ne aveva sentite tutti i colori. Tra l'altro credo che erano quasi coetanei Luigi Giura e Ferdinando II, la differenza loro di età erano di pochi anni. Ma un'altra cosa importante, Emiliano, ma voglio un accenno al Maria Cristina adesso o parliamo direttamente del ponte? Dimmi tu, giusto un accenno a Maria Cristina, il ponte sul Calone. Il ponte Maria Cristina è interessante perché, allora, in realtà viene realizzato sulla scorta dell'esperienza che lui fa del ponte del Garigliano, quindi costa un pochino di meno, ci si mette meno tempo a realizzarlo, realizza delle colonne un po' meno gradevoli, un po' più tozze, meno slanciate di quelle che ci sono sul Garigliano, però la struttura è la stessa, è identica, cioè all'interno delle colonne c'è il famoso doppio pendolo di cui parleremo, e purtroppo però di quel ponte oggi non è visibile nulla. Io ci sono stato, non so se ci sei stato anche tu, non c'è più niente, non è più visibile il ponte. Sarebbe bello pure lì fare un progetto. Noi abbiamo stretto amicizia con il sindaco di Solopaca e vorremmo fare un gemellaggio, perché sono visibili soltanto le colonne, ma sono addossate alla montagna, quindi non si vede più, non c'è neanche una catenaria, diciamo, ancora visibile, quindi non lo si percepisce il ponte. Addirittura i leoni che sorreggevano le catenarie sono stati rubati anni fa, quindi i leoni originali non ci sono più, ci sono delle copie. Questo, una cosa che volevo dirti è anche questo, perché forse non eravamo il paese di Bengodi, però sicuramente eravamo stato sovrano,
che si confrontava e andava in competizione con gli altri stati sovrani europei alla pari, quindi che non erano nemmeno loro il paese dei Bengodi, non esisteva il paese dei Bengodi all'epoca, e non come adesso, ecco, che siamo diventati una colonia di una subnazione dove rubano addirittura i leoni sopra il ponte Calore. Certo, il sindaco di Solopaca, se vuole, i finanziamenti che potrebbe avere, si potrebbe rifare quel ponte, speriamo, perché non sarebbe una cosa sbagliata. Comunque Miriam, adesso andiamo direttamente a parlare del ponte, del gioiellino, del gioiello che ha realizzato Luigi Giura e che è l'orgoglio di tutti noi, insomma. Allora, qui si vede un'antica stampa con il teatro romano e poi in fondo sulla sinistra il ponte. Questo era il ponte originario, perché nel senso che c'è da dire subito che il ponte rimase in piedi fino all'ottobre del 1943, quando i tedeschi in ritirata, perché gli alleati erano sbarcati in Sicilia, ci fecero passare sopra tutti i loro carri armati. Quindi pensate alla resistenza al carico che aveva progettato Giura per farci passare sopra addirittura i panzer tedeschi. Subito dopo che passarono lo minarono in due punti e quindi fecero saltare l'impalcato per non far passare poi gli americani. E quindi è rimasto così monco fino al 1998, quando poi grazie a un finanziamento europeo l'ANAS lo ricostruì. Adesso vediamo anche la ricostruzione. Però è bello vedere com'era, ecco, guardate che meraviglia questa fotografia. Questo era il ponte originario, questa era una balilla che ci passava sopra negli anni 30, immagino. Gli anni 30. E questo è il ponte com'era prima che venisse distrutto. Subito dopo che venne minato l'impalcato, ecco qua, non c'è più, forse si vede, e qui ci si vedono addirittura i soldati e tutte le catenarie spezzate, vedi? Queste sono immagini molto belle, perché questo è il ponte invece che fu realizzato, quello poi in cemento armato, negli anni 30-40, e il ponte del Garigliano è lì, sospeso, in attesa di essere ricostruito. Anche qui si vede la ricostruzione. Questo è un documento inedito, perché siamo entrati in contatto con Pompeo Pelagalli, pensate, era la persona che nel 1998 fu incaricata di effettuare tutte le riprese del restauro, del ripristino del ponte, e quindi ci ha inviato questa documentazione bellissima. Noi stiamo realizzando adesso un convegno in cui verrà presentata questa relazione da parte di Pompeo, e io però qui ti ho voluto riportare alcune immagini. Guarda come erano ridotte le sfingi, vandalizzate. Questa era la sfinge, questi erano gli ammassi che oggi vedi rimessi a posto nel giardino dove facciamo le nostre convention. Queste erano le colonne, purtroppo si vede male, però insomma rende l'idea. Addirittura qui si vede una sfinge sopra il suo basamento e l'altra appoggiata a terra. Eccole qua le colonne, senza le catenarie, spezzate. E tutte rovinate le colonne, vedete, dai bombardamenti e dai colpi di fucile. Quelle sono state un po' sistemate. Questa era una delle garitte, in particolare questa è quella lato Lazio. Questo è il restauro con l'imbracatura delle colonne che furono completamente smontate. Eccole qui, le colonne a terra. Vennero recuperati i conci che potevano essere recuperati, quelli che invece erano troppo danneggiati furono ricostruiti e sono cinque. Quando poi si viene al ponte è possibile vedere anche quali, perché si riconoscono dal colore, leggermente diverso. E questo è il ponte che, dove vedete sulla destra, non c'è neanche una colonna perché sono state smontate, sono giù lì a terra. Questo è un documento bellissimo. Ecco qua, non ci sono neanche le colonne. Tutte le sfingi sono state poi restaurate, ripulite, restaurate. Le sfingi sono in pietra lavica. Tutti i materiali per bando pubblico dovevano provenire dal Regno delle Due Sicilie, nulla doveva essere acquistato da fuori, per cui la pietra lavica, tutto il travertino, diciamo la pietra calcarea, per meglio dire, proveniva dalle attuali cave di tufo,
di Corena Ausonio, sì, dove abbiamo fatto un altro convegno insieme. Sì, abbiamo fatto, eccolo, abbiamo fatto pure lì. E qui questi sono i, diciamo, i tunnel dove passano, dove corrono i tiranti, un'iscrizione che è stata trovata tra le colonne e così via. Ecco, una cosa, questa è una foto che fa vedere l'impalcato prima, che è quello di sotto, e l'impalcato dopo il restauro, quello di sopra, è leggermente diverso, è stato fatto un progetto diverso dall'ingegnere che poi ha ripristinato il ponte. Vedete, sotto era un po' più ampio, non c'erano quella sorta di panchine che oggi sono visibili. Diciamo che è stato fatto un bellissimo lavoro, eh? Sì, è stato fatto veramente un lavorone. Non era... Ma poi a me sono rimasto impresso quando ci hai fatto vedere quei tirandi, che quelli che erano fatti a Mongiana, in Calabria, ancora non avevano un tocco di ruggine. Quelli che invece erano nuovi di quest'epoca erano tutti arrugginiti. Una cosa incredibile. Perché Giura, con il suo immenso genio, progettò una lega speciale al nickel, perché il ferro dolce in quegli anni aveva un difetto che si spezzava. Per cui lui progetta una particolare macchina per la trazione, si chiama Astatesa, in cui, aspetta che interrompo la condivisione, in cui effettuava queste prove proprio di trazione per vedere fino a che punto resisteva, prima di spezzarsi, poi il ferro. E questa macchina, messa a Napoli, provocava le vibrazioni, provocavano dei microterremoti, per cui la popolazione spaventata si lamentava, andava nel panico, e Giura fu costretto a spostare questo laboratorio fuori, da via dei Mulini a fuori città, fuori Napoli. Quindi progettò questa lega al nickel però vediamo. Claudio, ci sei? Sì, sto qua. Questa è, nel restauro è stata posta una trave, nel restauro del 98 è stata posta questa trave sotto l'impalcato, è una trave di 1,20 m, ed è completamente in alluminio, ed è un altro primato in realtà di questo ponte, perché è stato il primo ponte in Italia mai completamente realizzato in alluminio, perché l'intelaiatura di sotto, che è questa, qui si vede bene, eccola evidenziata dalla freccia, è in alluminio, e non esisteva un ponte in alluminio. Quindi abbiamo anche questo primato, che dopo il primo ponte sospeso in ferro, con le sue catenarie, nel restauro è stato realizzato questo ponte con una base, diciamo così, di supporto in alluminio. Qui si vede bene, corre tutto lungo tutto l'impalcato. E tra l'altro, questa immagine rappresenta un po' tutti e tre i ponti, c'è quello, in realtà in un unico colpo d'occhio da quella posizione si può immaginare di abbracciare un periodo di storia di 2000 anni, perché poco più verso la foce c'era anche il ponte romano che attraversava la via Appia, infatti dentro il comprensorio archeologico di Minturne, dell'antica Minturne, corre la via Appia, un po' più verso la foce, no? E lì c'era un ponte romano, quindi un ponte di 2000 anni fa, il ponte di Giura del 1832, quel ponte in cemento armato di Giulio Crown che è del 1936, fino ad arrivare a quello strallato di Michele Mele del 1994, quello che si vede in fondo. Quindi veramente una storia di 2000 anni. Dimmi. No, dimmi, vai, continua. E vediamo però quali sono state queste idee rivoluzionarie di Luigi Giura, senza andare troppo nel tecnico, perché poi andiamo toccare degli aspetti anche di ingegneria, però è interessante vedere intanto il punto di sospensione, il famoso doppio pendolo articolato. Il punto di sospensione è il punto di incontro tra le catenarie che si chiamano di ritenuta, cioè quelle che vanno le più corte, e quelle di sospensione, che sono quelle che corrono lungo l'impalcato. Il loro punto di incontro è sempre stato un punto molto critico, perché anticamente si usava un rullo, queste catenarie scorrevano su questo rullo, ma l'attrito, le intemperie, la dilatazione termica d'estate e d'inverno le rovinava, questo punto di sospensione si rompeva, il ponte crollava. Giura risolverà questo problema con la sua invenzione
più geniale, che è il doppio pendolo rovesciato, che sta qua dentro, dentro il capitello. Dentro il capitello, e a minturno è visibile, perché ce n'è, c'è questo pezzo che è originale, questo è il doppio pendolo, che è stato tirato fuori dal restauro, ed è visibile, e si capisce benissimo qual è la struttura e come lavora. Intanto vedete questa freccia sulla colonna, fa capire che da questo doppio pendolo la forza peso risultante veniva fatta cadere esattamente al centro del basamento, al centro della colonna, in modo perfettamente verticale, in modo da creare una reazione equilibrante che si appoggiava, tra l'altro con un errore calcolato da parte di Giura, di soli 19 centimetri, che si appoggiava proprio al centro della colonna. Quindi tutte le forze che agivano sulle catenarie, tutte le forze che agivano sull'impalcato e che si scaricavano, agivano al centro della colonna, in modo tale da ottenere un sistema sospeso ad equilibrio stabile, che sembra un controsenso, ma è esattamente quello che si inventò Giura. Qui si vede nella sezione della colonna. Questo è il doppio pendolo. Non so se si riesce a vedere anche il mio mouse. Che si vede tutto. Si vede benissimo. Tutto. Vedete, il pendolo ha tre cerniere in linea. Una, due e tre. Ogni pendolo aveva due catenarie. Questa era quella di ritenuta e questa quella di sospensione. Il doppio pendolo, perché ce ne sono due di pendoli, ai quali venivano attaccate catenarie diverse, quindi le forze che agivano sulla catenaria di sopra erano diverse da quelle che agivano sulla catenaria di sotto, perché insistevano su due pendoli differenti, ed era un sistema appunto in equilibrio stabile, ma completamente in movimento. Una magia, diremmo oggi. In un periodo storico in cui non esistevano i computer, non esistevano le calcolatrici, i calcoli se li faceva a mano e non sbagliò neanche a calcolare l'errore. Questa è tutta una simulazione di vettori. Andiamo oltre per farvi vedere, ecco, la struttura portante, la colonna e gli ancoraggi. Qui si vede benissimo. Corrono dentro la colonna e fin sotto al basamento, fin sotto al rocco di base, due tiranti lunghissimi di ferro, che attraverso questi amarri qui sotto si vanno ad agganciare. E questo è come se lui avesse realizzato una struttura in cemento armato, quando il cemento armato non c'era, perché quella colonna è immobile, completamente immobile. Tutto il resto del ponte si doveva muovere attraverso le sue catenarie, le oscillazioni, eccetera eccetera, ma tutto invece la parte sospensiva doveva rimanere ancorata, perfettamente immobile, e scaricare, come si vede qui, il peso con questo errore minimo. Queste sono le catenarie di ritenuta di cui parlavo prima. Questa foto è bellissima perché fa capire quanto i tiranti agiscano verticalmente per tenere ferma la colonna e quanto le catenarie di ritenuta, queste che si infilano sotto la sfinge, vanno a correre dentro il muro. Vi ricordate quella foto che abbiamo visto prima del restauro? Si vedevano le scale, qui dentro ci sono delle scale, tra l'altro costava pochissimo in manutenzione, circa 1500 ducati l'anno, perché Giura aveva pensato anche a questo, a un basso costo di manutenzione. Ci si infilava qua dentro e si andava ad oliare le catenarie qui sotto, questo ammarro, si oliavano le catenarie qui sopra nella colonna, in modo tale che il ponte continuasse con i suoi bulloni a muoversi. Mi viene da pensare alla tecnica dei pozzari degli acquedotti sotterranei a Napoli, che lui pure fece, quindi la stessa tecnica dei pozzari, quindi fece lo spazio per far entrare i manutentori in qualsiasi momento e in estrema semplicità. Esatto. Vedete, io l'ho indicato con questa freccia rossa, la continuazione immaginaria di questa catenaria qui, che si infila, corre dentro il muro e va ad ammarrarsi, per così dire, sottoterra, qui sotto. Le catene furono di una semplicità impressionante. Dopo di lui si parlò di catenarie giuresche. Lui immagina, ecco, queste sono viste dall'alto, no? Una in sezione, quindi diciamo in prospettiva dall'alto. Delle catenarie che, diciamo, quella di sopra aveva quattro maglie, e quella di sotto invece due maglie mancanti al centro. Perché? Perché vi passavano i tiranti verticali, in modo da riuscire a mettere molti più
di questi tiranti verticali utilizzando due file di catenarie, una sovrapposta all'altra. Questo tirante qui superiore, vedete, passa all'interno dello spazio che naturalmente si crea nella catenaria inferiore, quindi mette tanti tiranti non è costretto a realizzare una catenaria larga un metro, ma soltanto 40 centimetri, cioè 50 centimetri. Quindi molto elastico. Molto elastica e ottimizza anche lo spazio. Le decorazioni hanno anche un loro perché. Andava molto di moda l'egittomania, per cui lui realizza le sfingi, no? Che rappresentano la dea Mut, quindi la dea dell'abbondanza, con i loro abbondanti semi. Ma anche la colonna rappresenta un po' una palma dattilifera, che se ci pensate alla sua sommità ha un po' un capitello naturale, no? La palma. E lui qui riporta dei simboli, vedete, sono dei soli nascenti, questi toroidi circolari che girano intorno a tutta la colonna, queste foglie, questi datteri che sembrano delle palline, sono 13, anche la numerazione, la numerologia, è stata simbolicamente rappresentata da Giura. Vedete, qui si vedono in disegno. Ogni grappolo ha 13 frutti, questi qui, e la palma, diciamo che rappresenta la sfida verso qualcosa di segreto, come a dire, questo in esoterismo, insomma, come a dire che dentro il capitello, proprio dentro questa parte di colonna, c'è il suo segreto. Qual è il suo segreto? Il pendolo, il doppio pendolo di cui abbiamo parlato. Emiliano, non dimenticarti che la palma è anche il simbolo del cristianesimo, perché il simbolo del cristianesimo, del cristiano, che la palma si piega ma non si spezza. Sì, la palma invece, infatti, con le sue 30 penne ciascuna, nella tradizione cristiana è il simbolo della pace. Tra l'altro pace che in quel periodo in Europa scarseggiava. Perché Ferdinando era estremamente cattolico, quindi per lui era... i simbolismi racchiudeva anche la sua fede. Esatto. Questi tre toroidi, questi tre che girano intorno alla colonna, il numero 3 rappresenta la perfezione, no? Quindi cosa c'era di più perfetto che tutti quei calcoli che aveva fatto. I sette soli nascenti rappresentavano il sorgere di una nuova era, quale? L'era industriale. E quindi così via, anche questo aspetto, diciamo, è interessante, no? Andare a... ecco, qui si vedono le sfingi che rappresentano la dea Mut di cui parlavo prima. C'era una targa sulla colonna. La targa fu distrutta vandalicamente dai piemontesi dopo la battaglia del 1860. La targa di allora è diversa dalla targa che è stata poi ricostruita nel 1998. Tu dirai perché? Perché? Perché la damnatio memoriae continuava ancora e purtroppo continua ancora oggi. Se vuoi la vediamo la differenza tra le due. Questo era quello che era scritto sulla targa originale. Ferdinando II, re del Regno delle Due Sicilie, nato dal popolo di cui ha il governo, quando era utilizzata ancora una zattera per attraversare il fiume, per non recare danno al traffico dei veicoli e ai commerci, con documento di tutti, emulando la grandezza degli avi, comandò che fosse costruito con inusitata perizia e con ogni raffinatezza costruttiva un ponte, sostenuto da catene di ferro poste ai lati, sospeso con incrollabile stabilità, che attraversò primo fra tutti, insieme con i militari del regno, eccetera, eccetera. Benissimo. Io ho evidenziato questi tre ambiti in rosso. Perché? Perché scompaiono completamente nella targa del 1998, quindi di soli 20 anni fa, in cui viene scritto: per stanziamento dell'ottimo principe Francesco I, re per grazia di Dio, questo ponte per primo in Italia è stato eretto, inventato, diretto da Luigi Giura, bla bla bla. Allora, scompare la dicitura Regno delle Due Sicilie, qua si parla di Italia. Mi dispiace, ma nel 1828 l'Italia non esisteva. Viene cancellato il nome di Ferdinando II, si parla di principe Francesco I, che per chi non è poi tanto pratico di nomi può essere anche portato a pensare che possa essere il re d'Italia questo Francesco I. E non si citano più quegli elementi
motivanti del perché era stato costruito il ponte, che erano questi: motivi commerciali, motivi di, in cui si voleva far capire che il Sud era pronto tecnologicamente alla competizione industriale internazionale, e che poi, infine, il terzo punto, il re in persona si impegnava a difendere con la forza. Che cosa? Questo progresso del Regno delle Due Sicilie dalle ingerenze straniere. Tutto questo scompare nella targa del 1998. Emiliano, il discorso sai qual è? È che possono cancellare tutto quello che vogliono, ma è così enorme, così grande la storia di 8 secoli che non riesco a capire come potevano pensare di fare una cosa del genere. Non lo potevano per niente fare. È una cosa drammatica, sai pure qual è per loro? E che più loro cercano di cancellare la storia, più ti fanno capire che i loro obiettivi erano troppo grandi per la loro capacità. E Ferdinando II, che è stato uno statista straordinario, eccezionale, è difficile poterlo cancellare. E quindi possono fare tutto quello che vogliono, ma noi non è che ci interessa più di tanto. Ma quella targa pensate di poterla rimettere? L'abbiamo già commissionata. Abbiamo già commissionato la costruzione la ricostruzione della prima targa. Ovviamente non la possiamo rimettere nel posto in cui stava, perché la sovrintendenza ti dice, come è giusto che sia, che il ponte nel corso del tempo poi subisce una sua evoluzione storica, per cui quello che noi oggi vediamo lì è quello che ci restituisce la storia, e la storia dice anche che è stato distrutto, è stato ricostruito, che quella targa è stata distrutta, che oggi ce n'è un'altra. Però quella originaria è talmente importante che noi la facciamo rifare e la metteremo a fianco a quella che c'è, per poterne fare il paragone. Ma d'altronde Emiliano, poi non potevano scrivere diversamente, anche perché tra le tante ragioni per cui decisero di far distruggere un'antica nazione, che dovettero inventarsi la questione meridionale per risolvere la questione settentrionale, perché la questione meridionale nasce dopo l'unità d'Italia, e quindi fra le ragioni della caduta del regno c'è stata anche quella di risolvere la questione settentrionale, perché stava alla bancarotta. E volevo chiederti un'ultima cosa: hai accennato, non possiamo non chiudere parlando dell'ultima battaglia, dove abbiamo visto eroi grandissimi come Bozzelli e i nostri soldati che hanno dato la vita per poter chiudere in gloria e salire sul tempio degli dèi, nel posto privilegiato in paradiso, la chiusura del nostro regno. Quindi brevemente dici quelle ultime vicende. Allora, dal 29 ottobre al 2 novembre del 1860, quindi in quei 5 giorni, quel territorio è stato teatro di uno degli avvenimenti principali nel processo di unificazione italiana, e quindi è stato anche al centro, se ci pensi bene, delle dinamiche politico-economiche europee, perché lì si è fatta veramente la storia in quei giorni. Tra l'altro, una storia che non è stata mai raccontata sui libri, ma la battaglia del Garigliano è la battaglia che scompone, l'andamento dell'invasione dei Mille, dell'invasione Sabauda, che poi darà la fine del regno, raccolto in una fortezza a Gaeta il 17 febbraio del 1861. Dopo la battaglia del Volturno, quindi Garibaldi era sbarcato in Sicilia, arriva a Napoli, tra l'altro arriva in treno con tutte le comodità, non spara un colpo di fucile fino al Volturno praticamente, e però lì c'è un grosso accerchiamento, perché le truppe sabaude scendono dagli Abruzzi e invadono, sono tanti, più di 60.000, invadono il regno. A quel punto i borbonici si trovano un po' schiacciati, un po' costretti, e si rinchiudono nella fortezza di Capua. Il re Francesco II, che era succeduto a Ferdinando, Francesco aveva soltanto 23 anni, e aveva sposato una giovanissima 19enne, Maria Sofia di Wittelsbach, che era la sorella della più famosa
principessa Sissi d'Austria, si ritrovarono quindi nella fortezza di Capua. Tra l'altro Francesco aveva lasciato, pensando di dover ritornare a Napoli, aveva lasciato tutte le sue ricchezze a Napoli, non si era portato con sé nulla, e infatti la prima cosa che poi scomparve furono tutti i risparmi del Banco di Napoli e depredato e le ricchezze del re. Ma questa è un'altra storia. L'esercito borbonico quindi si trovava a Capua e la battaglia del Volturno fece in modo che dovesse arretrare ulteriormente l'esercito, ponendo il fronte proprio al Garigliano. Per cui il generosissimo e valorosissimo generale Matteo Negri diede ordine di togliere tutte le tavole che costituivano il passaggio del ponte, dell'impalcato, in modo tale che i piemontesi che sopraggiungevano da Sessa trovassero un limite invalicabile, perché non potevano in nessun modo oltrepassare il Garigliano. Tra l'altro diede ordine anche di distruggere tutte le scafe che si trovavano verso Suio, San Cosma e Damiano, eccetera. Quindi l'unico passaggio era quello lì ed era bloccato. Matteo Negri, tra l'altro, era un generale che stava in prima linea, non si nascondeva dietro le retrovie, tant'è vero che fu un bersaglio facile per i piemontesi, che lo ferirono prima ad un piede e poi al fianco, e infatti poi quando fu colpito al fianco non ebbe scampo e poi andò a morire in una casa in zona spiritiera a Scauri, tra le braccia del fratello, che nel frattempo era sopraggiunto. La battaglia in realtà cambiò quando Napoleone III, che aveva le sue navi in rada alla foce del Garigliano a protezione dei borbonici, cioè ad impedire alle navi piemontesi di cannoneggiare, la battaglia cambia, ma non soltanto la battaglia, l'esito della guerra cambia, quando Napoleone III, d'accordo ovviamente a livello politico con le altre potenze europee, decide di spostare le sue navi a protezione della fortezza di Gaeta. In quel momento lascia di fatto libero arbitrio all'ammiraglio Persano di poter cannoneggiare e quindi colpire i borbonici al Garigliano. In quel momento, il gioco di tavolo lo conosciamo bene. Esatto, in quel momento cambia la storia e quindi qui però c'è una pagina meravigliosa delle nostre Termopili, e cioè di 250 forse ragazzi tra i 15 e i 16 anni che rimasero al comando di un capitano, tra l'altro Domenico Bozzelli, originario di Castel di Sangro, a difesa di quella postazione, perché il loro unico obiettivo era quello di permettere la ritirata al grosso dei loro commilitoni, che erano ancora 14.000, che dovevano arrivare a Gaeta a piedi durante tutta la notte, anzi prima a Mola, dove poi ci fu un'altra battaglia, quindi l'odierna Formia, dovevano arrivare a Formia e dovevano proteggere la loro ritirata. Quindi rimangono strenuamente per 12 ore a combattere e ce la fanno ad evitare l'avanzata repentina dei piemontesi. Il loro ordine era quello di morire il più tardi possibile. Pensa che cosa. Quella era una piana completamente piena di cadaveri, di ragazzi e di pozze di sangue. Però questi oggi sono ricordati perché c'è una lapide lì giù nel giardino del ponte, dove vengono ricordati i morti piemontesi, ma per la prima volta anche i morti borbonici, che dovrebbero essere uguali. I morti sono tutti uguali di fronte alla storia. Purtroppo. Però Emiliano, però il problema che tu adesso mi stai raccontando, il problema è che c'è ancora molto da fare, c'è anche stata fatta lì via Ferdinando II, è già qualcosa di importante. Però mentre mi racconti queste ultime fasi di questa battaglia con questi giovani alfieri, che erano giovanissimi alfieri che stavano lì, che avevano dato onore alla Nunziatella, perché la stragrande maggioranza dei generali della Nunziatella passano dall'altra parte, mi hai fatto venire i brividi, sono raggelato. Comunque Emiliano, noi adesso ci dobbiamo lasciare qui, perché altrimenti il mio direttivo mi dice che ho esagerato essendo andato troppo fuori tempo.
però non importanza, le bacchettate me le piglio volentieri, perché è stata una bellissima ora e mezza passata insieme, ci ha regalato veramente dei momenti molto molto importanti, e credo che tutti noi cominceremo a guardare più che altro gli altri con un occhio diverso col ponte del Garigliano quando ci passeranno. Soprattutto abbiamo conosciuto bene un genio napoletano e mediterraneo. Noi per questo ti ringraziamo e ti dico che anche questa sera chiuderemo Raimondo Rotondo, il nostro caro attore che reciterà un monologo in lingua laborina dedicata a Luigi Giura. Non l'ho visto ancora, lo vediamo adesso insieme, e sicuramente ci lascerà di sasso come lui è solito fare. Un saluto ai nostri spettatori, Emiliano. Grazie, vi aspettiamo allora al Ponte Real Ferdinando, vi aspettiamo tutti. Ma credo l'anno prossimo ormai. Sì, a ottobre-novembre dovrebbero finire i lavori, finisce il cantiere e quindi dovremmo riaprire. Sì, una cosa, comunque, ormai vabbè, mi prendo... era comunicato sulla... Sì, una cosa c'è da dire, mi prendo un altro minuto prima di passare a Raimondo, che alla fine, grazie per gli amici dell'Ariella di Cellare, quel ponte Luigi Giura è stato, anche se è stato anche messo a disposizione dei pellegrini che andavano alla Madonna della Civita. Ci vuoi raccontare questo episodio? Sì, perché nel frattempo, perché era successo che a causa di un incidente automobilistico si era spezzato un tirante del ponte di cemento armato, quello transitabile dalle macchine, per cui era chiuso, bisognava fare tutto un giro. Le macchine dovevano fare tutto un giro per passare sull'altro ponte, quello strallato, ma i pellegrini non potevano farlo, tra l'altro lì è pericolosissimo, non è che ci possono passare le persone a piedi. Quindi l'unico modo per poter permettere di arrivare alla Madonna della Civita, a questa comitiva che si tramanda questa tradizione da 150 anni, credo, forse di più, non lo so, era passare sul ponte. La Madonna della Civita è tutto nasce. Quindi abbiamo aperto il cancello lato Campania, il cancello lato Lazio, e sono riusciti a passare. Vedi, ho modo di dividere lato Lazio e lato Campania, prima era data di lavoro e basta. Grazie Emiliano, saluti tutti gli amici e speriamo di vederci presto. Buona serata, grazie. Lo che mi intorno sta a questo ponte che gli hanno fatto, pensano poco tu, 190 anni fa, quasi 190 anni fa, e ancora si regge, sta all'impiede. È vero che durante la guerra i tedeschi provano a fargli saltare, è stata danneggiata, gli hanno restaurato, i paricchi dicono che non è più il ponte di prima, perché prima era un ponte sospeso, ora è un ponte autoportante. Resta il fatto che quando facevano un danno 190 anni fa, questo era un tipo di ponte che non esisteva a nessuna parte. All'Inghilterra ne erano fatte una, ma era data una frega di un biccio da quando erano fatte, si quando a volte c'era uno da mettere mano per racconciargli, perché si muoveva, perché il pavimento non reggeva, perché per una serie di motivi, insomma, c'era uno da mettere mano una frega di volta. E quando stavano per fare il ponte qua, quando Luigi Giura, l'ingegnere, si è messo in capo di fare il ponte, l'inglese dice, no, non ci siamo riusciti noi a fare il buono, ma ci riusciamo voi. Poi, i francesi che pure c'erano provate ma non c'erano riusciti manchisse, dice no, un po' essere. Un po' essere che a Napoli riescono a fare questo. Eppure, Luigi Giura fece i ponte reggette, funzionette, e funzionate fino alla seconda guerra mondiale, senza metterci più mano. Un tipo di ponte che ancora oggi all'Italia ce ne stanno poche, perché se voi andate a vedere all'Italia la maggior parte dei ponti sono tutte autoportanti, ce ne stanno poche sospese e ce ne stanno poche strallate, perché c'è un ingegnere forte per progettare un ponte di chiglia, e sapete che
tutti questi ingegneri forti non ci stanno, sono pochi quelli che sono capaci. E Luigi Giura, Danna ne fece addirittura due, fece il ponte Real Ferdinando, che si chiama Carigliano, e ne fece nato in cima al fiume Calore, che era il ponte Maria Cristina, che però i tedeschi facevano saltare completamente durante la seconda guerra e non esiste più, hanno fatto un'altra ponte ma non è più quello di prima. E allora perché questo ingegnere, tanto capace, non trova scritto a nessuna parte? Tu quando vi a leggere i libri per trovare il nome di Luigi Giura e dire che io trovavo messa la nota scritta piccola la cosa, perché dice vabbè, ma chi gli era borbonica, non è vero niente, non è vero neanche questo. È vero che era stata appoggiata da Ferdinando II, però è pure vero che a Garibaldi, quando arrivò a Napoli, quando fece il governo provvisorio, gli fece ministro dei lavori pubblici perché conosceva Purisse. E tanto è vero che se Luigi Giura ha avuto due grosse onorificenze. Una ai regni delle Due Sicilie, che era cavaliere del Real Ordine di Francesco I, e una dai Savoia, che era ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Quindi se Luigi Giura non faceva politica, fa dieta per tutti e due i governi. E allora perché del suo ponte non vuole parlare mai? Perché quando parlano degli Ghigli Ponte, Tanissena dice che il regno delle Due Sicilie non era tanto arretrato come volessero far credere. Che qua ci stava una buona metallurgia, ci stava c'era gente capace. Chi ponte perché rigette? Rigette sia perché ci stava un ingegnere capace, che era studiato alla scuola Strade e Ponti da Napoli e sarà laureato all'età di 19 anni, sia perché ci stava il materiale buono, la ferro buona, perché i ponti si reggevano in cima a due catene e era completamente da ferro. Allora, se il materiale non era buono, questo ponte non si reggeva. Quindi tu per parlare di ponte, Tenessa dice che ai regni della Due Sicilie c'era una metallurgia avanzata, ci stavano i cantieri navali, si facevano i treni, si facevano le ferrovie, si facevano le locomotive che se le comprava pure in Inghilterra. E che se non lo dice? Perché mo lasciamo perdere la scemenza che è il Lombroso, ma comunque Tienna dice che il regno della Due Sicilie era arretrato. Per tutte quelle barzellette che hanno raccontato e continuano a raccontare da 160 anni a sta parte, e loro Tienna dice che qua non ci stava niente, noi sta rima chissà come volessero raccontare, campare in Lavarotte, a rima arretrata, tutta. Come fanno a dire che noi siamo fatti un tipo di ponte che all'epoca era tanto avanzata che in Europa non c'era riuscito ancora nessuno a farlo? E loro si trovano imbecciate. E si trovano imbecciate pure a dire che a questo ponte volevano i Borbone. Come fanno a dire? I Borbone, arretrata, e qua, e là, e cose, che stavano ai tempi del Medioevo, come raccontano, ne raccontano le stupidaggine, come fanno a dire che volevano una ponte tanto avanzata che nessuno si azzardava, addirittura pure gli altri ingegneri più anziani di Regni di Napoli dicono che no, era una cosa troppo azzardata a farla, eh. E allora Ferdinando disse una frase che poi è rimasta famosa parlando dell'ingegnere Luigi Giura: lasciate fare il suo vaglione. E il suo vaglione fece una cosa fatta a mestiere, una ponte complicata di chiglie, di facette, e è funzionata. È funzionata fino alla seconda guerra mondiale.
e non lo trovo scritto da nessuna parte. La terra io trovo, mi si parla carta. Poi cominciano a dire che i ponti sono spesi, stavano a Firenze, non so c'è dove stavano. Poi qualcuno pure scrive, ah sì, ma ne erano fatte pure una prima. Gime Carigliano. Allora sì, tanto per minimizzare. E allora io dicesse all'ingegnere Luigi Giura, Serravanese, cioè, ma sai che tu sei sbagliato, tu tenevi a fare un ponte che si spallava subito. Si era fatto un ponte che si spallava subito, ma ne parlavano tutto quanto. Ah sì, non conosce nessuno. Tu lo sai com'è oggi, no? E che è chi ne ponte a tutta la parte, ogni tanto ne somma a terra qualcuno, si muore la gente. Si fa la bella commissione d'inchiesta alla maniera nostra, passano gli anni, non si riesce a capire perché si è spallate, da chi è la colpa, e a mannanza. E chi che ha fatto che gli ponti li trovo scritti a tutta la parte, in cima a tutti i libri, grande ingegnere, grande chiesta, grande chellate. E a te? A te non si ricorda nessuno. E con me?